Un po' siamo partiti e quando abbiamo due monitor dobbiamo far così. Allora, ben connessi da Roberto De Angelis. È il post derby perché minuto 91esimo minuto prevede sia l'ante che il post. Poi a volte riusciamo a fare tutte e due di una partita, a volte una parte sola. Ci sarebbe piaciuto oggi essere impegnati in altre faccende e non poterlo fare. E invece, siccome siamo anche sportivi, siamo romanisti, ma siamo anche corretti al 100%, ci mettiamo la faccia, no, perché non siamo in televisione, ma ci mettiamo la nostra voce. La nostra voce che è amareggiata, insieme con le nostre mortificazioni e umiliazioni. È finita. Roma 1, Lazio 3. La Lazio è andata in vantaggio su una nostra disattenzione. Dzeko all'inizio, come al solito, col solito copione, sbaglia gol clamorosi. Anche il primo lo poteva tranquillamente segnare. Pareggiamo sul rigore inesistente. Qui non me ne vogliono certi amici che mi hanno scritto di tutto, però se il rigore non c'è, non c'è. Però era 1-1, la partita si sarebbe potuta raddrizzare. La Roma nel secondo tempo ancora peggio del primo. E che mi fa il toscano? Oh via, Luciano Spalletti! Io ho capito che è Sharawi, non è Messi, non è Cristiano Ronaldo, ma era una spina nel fianco dell'attacco laziale. Se tu me vai a schierare Bruno Perez, caro Spalletti, ma che pensi di ottenere? Cioè, sull'uno all'uno tu hai deciso di coprirti. Questa è la realtà dei fatti. Poi che cosa è successo? Che nel frattempo da loro si fa male Lukaku, entra Anderson e che ha giocato anche la sua bella partita. Due approcci diversi. La Roma che coi proclami pensava già di aver vinto il derby, la Lazio zitta, umile, si è messa lì, gioca di rimessa, parliamoci chiaro, non fa altro, gioca di rimessa, ma fa la sua partita con gli uomini che ha a disposizione. Inzaghi si è reso conto che più di quello non può fare. Inzaghi se ne rende conto, Spalletti non si rende conto che i suoi uomini sono cotti, li fa giocare sempre con lo stesso schema, con lo stesso sistema. Luciano, se ti sei stancato di stare a Roma, stasera rassegna le dimissioni, ci rimetti i soldi, ma non è che muori di povertà. Però con questo gesto dimostreresti a tutti i tifosi della Roma che sei un signore, che è andata male, però che hai un'onorabilità da vendere, come hai fatto poi 7 anni fa che hai deciso di andartene. E adesso poi piano piano analizzeremo pure la partita insieme a Vittorio Bellucci. Vittorio, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti voi. Insomma, diciamo che non sono d'accordo su qualcosa che hai detto, diciamo, sulla maggior parte delle cose sì, alcune cose no, non sono d'accordo. Diciamo che non siamo in fotocopia, per cui è giusto anche il contraddittorio. Certo. Allora, Roma 1, Lazio 3. La Lazio ha affrontato il derby come lo poteva unicamente affrontare. La Roma no. La Roma che fa? Sta già in vacanza, molti giocatori già... Non è questione di vacanza, è questione di avere un incapace in panchina, perché bisogna cominciare a usare i termini giusti, insomma. Quando uno è incapace, uno che sta a giocare solo in un modo e non cambia mai modulo e non ha soprattutto l'umiltà di capire che in certi momenti bisogna anche accontentarsi, aspettare, non accettare la partita a viso aperto, è incapace. D'altronde possiamo anche cominciare a dire le cose, no? La carriera di Spalletti è stata sempre una promessa, lui, ma alla fine che ha vinto? Ha vinto la Coppa Italia in tutta la sua carriera, ha vinto uno scudetto con lo Zenit, che praticamente in quel campionato gioca lo Zenit con i maniscalchi, gli operai, no, i meccanici. Guarda, ti dico subito, gioca lo Zenit insieme alla Lokomotiv Mosca, tutto il resto è noia. Appunto, e nonostante i forti investimenti di quella società, perché comparano Hulk, comparano un sacco di gente, in Coppa lui è sempre uscito, sempre, non ha mai passato il turno, quindi ha fallito, possiamo dire, anche nello Zenit. Basta, cioè lui fa sempre gli stessi errori. Inzaghi sta dimostrando di essere un grande allenatore perché è uno che cambia modulo. Allegri sta dimostrando di essere un grande allenatore perché è uno che cambia modulo. Lui non lo fa mai, lui gioca sempre allo stesso modo. Se di fronte ha la Lazio con 5 difensori, con 6 centrocampisti, perché la Lazio ci giocava praticamente con l'unica punta che dà, e c'aveva 5 centrocampisti / 6, 4 difensori / 5.
tu non puoi, ma questa è una cosa che ti insegnano all'elementare del calcio, non puoi affrontare una squadra con 5/6 centrocampisti con 3 centrocampisti, perché ti massacrano, ti massacrano. E questo è accaduto sul terreno di gioco, purtroppo. E è accaduto anche in Coppa Italia. Io mi sarei aspettato oggi, io dico la verità, all'inizio della partita, quando ho saputo che Immobile non giocava, e l'avrà saputo pure Spalletti, tu lo sai già che partita ti aspetta, no? Io sai cosa doveva fare, sai come vinceva la Roma questa partita, caro Roberto? Tu adesso direi addirittura, la Roma, lui doveva avere l'umiltà di togliere una punta, tipo il Sharawi, giocava con Giacomo e metteva Paredes, metteva un centrocampista in più, giocava con 2 punte e 4 centrocampisti, la Roma avrebbe vinto la partita. Ma tu guarda, ci scommetto, dice il segno del poi, con 4 centrocampisti la Roma avrebbe vinto la partita, perché tutte le ripartenze che ci hanno fatto era perché è normale, la difesa va in difficoltà, grazie al cavolo, le partite erano tutti gli inizi, gli parte Lulic, gli parte Keita, gli parte Milinkovic e Savic, e come fai a reggere? No, chiaro che non li puoi reggere. E dove non eri d'accordo con la mia prefazione, Vittorio? Sul fatto Sharawi Peres, sul fatto di coprirsi. Secondo me la Roma doveva coprirsi all'inizio. Non era una sì, ma non al secondo tempo, ormai. Ma non Peres deve andare via da Roma. Quella maglia non serve niente più. Non è un giocatore che se no può giocare. Basta! Nessuno, ma ancora Peres, ma veramente, ma è meglio la Chiesa, ma è meglio Tec, ma è meglio quello che è il ragazzino della ieri. Peres non può giocare con la Roma, e tu che fai, lasci in panchina Perotti, Perotti in panchina lo fai al 70esimo, ma... contro una difesa arroccata, l'unico che c'è il dribbling. Luciana mi sta scrivendo, signora o signorina, non lo so, si capisce lontano un miglio che ci sono degli epurati nell'ambito dei giocatori giallorossi, probabilmente c'è qualche frattura con alcuni uomini della squadra, tra Spalletti e la squadra. Sì, vabbè, però ogni anno è così, vabbè. Non se ne è così, però è ripiombato, come ti posso dire, nelle imperfezioni che aveva Rudy Garcia, cioè è arrivato Spalletti, abbiamo cambiato finalmente il registro, sembrava che andasse tutto bene, siamo ripiombati all'inferno come ai tempi di Garcia, ritengo, sospetto anzi. Ma sì, perché praticamente è un allenatore presuntuoso. Noi spassiamo anche Garcia, era un altro allenatore presuntuoso, dobbiamo giocare sempre allo stesso modo. È mai possibile, io sento parlare, è mai possibile che riusciamo a prendere un allenatore che giochi anche in modo normale, decente, che sappia anche cambiare modulo in base agli avversari? Ma scusate, ma la cosa, no? Ma se io incontro il Real Madrid o incontro il Novara, ma permetti che la mia squadra la faccia giocare in un modo diverso? Oppure sono talmente scemo che gioco sempre allo stesso modo? So, e la risposta di Spalletti è: sono talmente scemo che gioco allo stesso modo, perché non è possibile. E poi tutto questo tiramollo, via, o me ne vado o non me ne vado, o cacciatemi, non vado. Ma una società seria, una società seria. Dopo la seconda dichiarazione del genere, io però chiaramente mi rendo conto che magari il discorso non è semplice. Ma adesso basta, adesso la nostra pazienza ha un limite. Cioè, una cosa da sera oggi, lo prende a calcio e lo manda via. E dice, ma mancano 3 partite alla fine, guarda, è uguale con la squadra dei russi, da parte è uguale. Oh, ti fermo un attimo, scusa Vittorio, ti fermo un attimo, grazie a Manuela qui in redazione. Allora, nelle prossime partite, oltre Rudiger squalificato, perché il rosso diretto prenderà probabilmente 3 giornate, forse ridotte a 2, abbiamo l'infortunio di Fazio, è ufficiale, Fazio non ci sarà, a meno che non succeda un miracolo, non ci sarà nella prossima partita contro il Milan, quindi Fazio è out. Dobbiamo uguale, non c'è problema, tanto sono morti questi che stiamo dicendo, ma che sono giocatori di calcio a questo momento? Fazio pure è l'ombra di se stesso, non ce la fa più, Fazio è l'ombra di se stesso, non c'è la concetto di questo, non c'è più forte di questo. Allora,
ci sono giocatori che non ce la fanno più, vedi Fazio, vedi lo stesso Nainggolan, vedi un po' tutti, ma allora perché non ti adatti alle esigenze dei tuoi uomini, nel senso che metti i piedi per terra, non c'hai la mongolfiera, non c'hai la squadra faraonica enciclopedica, c'hai una squadra che arranca, comincia a cambiare modulo, a coprirti di più, magari a fare un gioco meno spumeggiante, però a cercare almeno di vincere, di prendere un punto, non lo so, qualcosa. Oggi è mancata l'anima, è mancato il cuore a questa squadra. Ma guarda, secondo me la Roma ha anche giocato nei propri limiti, non è che la Roma non abbia giocato, perché la Roma ci ha provato. È quello che praticamente siamo esposti, eravamo esposti come in Coppa Italia, è vero, contropiede. Cioè, non puoi, perché la Roma, non possiamo dire che non ci abbia messo il cuore oggi, la Roma ci ha avuto le sue occasioni, poi se abbiamo tempo parleremo pure di quell'altro del Mellone che sta lì davanti, è un altro che io spero che non lo vedo più, perché non gliela faccio più, che vedo quel giocatore lì davanti. Mi vengono ancora a dire, ma ha fatto 25 gol, ho capito, ma se le fa quinto e sesto gol contro il Cesena, a me conta poco. Io dico solo una cosa, con la Lazio ha fatto sempre ridere. Lione andata di nuovo ha fatto ridere, le partite importanti mi sparisce sempre, e a fine 93 di testa non la prende mai, ma andasse via, ma via da Roma pure questo, cioè basta. Quindi se arrivasse l'offerta dalla Cina è impacchettato subito, ma guarda che questa è una squadra che impacchetta tutta, da tranne 3-4 giocatori qua non da impacchetta tutti. Oh, qualcuno attribuisce la colpa dei gol anche alla scarsa vena del portiere Szczęsny. Basta, Szczęsny sul secondo, il primo forse aveva qualcosa in più, il secondo è stato anche sfortunato perché c'è stata quella deviazione e lì era molto difficile, il terzo vabbè. Ma è una questione di portiere, attenzione che praticamente siamo messi male, perché praticamente eravamo messi male, troppo esposti al centrocampo. Altra cosa che fa Inzaghi, ma l'ha fatta nel derby di andata, di ritorno di Coppa Italia e l'ha rifatta oggi. Poi allenatore te lo aspetti che te lo rifà, no? Sì. Nainggolan, che cosa ha fatto? Inzaghi ha messo Parolo praticamente a uomo su Nainggolan. E lui continua a sbagliare a tre quartista, perché è fissato. Scusa, non la prende mai, già, è stanco, già, un uomo addosso, che non lo fa girare, ma ce l'ho tanto a dire a Nainggolan. Porta il 10 di dietro e sta a fianco di De Rossi. Cioè, rimettiti a fianco di De Rossi e metti davanti un altro che è più fluido, chiaramente. Oppure te lo devi vedere e lasci comunque, in quel caso ce li riesci sarà. E dicevo, il 3 davanti ce l'hai, che serve pure a Nainggolan lì. Vedi che la squadra sta in difficoltà di contropiedi, no? Cerca di cambiare qualcosa. Cioè questa è la cosa che io non riesco più a capire, Spalletti fa sempre le stesse cose, ma forse perché mentalmente è arrivato al capolinea di questa avventura. Noi pensavamo che durasse almeno un paio di campionati e col terzo magari l'apoteosi, la gloria giallorossa, invece abbiamo trovato un uomo che lì per lì ha acceso un fuoco di paglia e poi si è sentito subito demotivato, perché anche queste scuse dei giornalisti che lo attaccano, di giornalisti che fanno domande magari sterili e puerili e anche negative, però tu stai a Roma, fregatene di tutti e continua per la tua strada, invece no, perché poi alla fin fine qualcosa deve essere successo, perché se lui dice ho i giocatori bravi ma io non ci riesco a farli vincere, è come di cacciatemi che tanto così me ne vado prima del previsto. Non lo so che ha nella testa quest'uomo che sembrava tornato veramente vincente qui con la Roma. Se lui vuole andare via e si è stancato, non andasse. Anche perché con uno Spalletti così non ci facciamo più nulla, perché se rimanesse Spalletti tu devi cambiare almeno 7 undicesimi di questa squadra. No, ma Spalletti andrà via a questo punto, anche perché qui io credo che a questo punto sarà molto difficile arrivare anche secondi, e questa è una botta che noi sentiremo. Aspetta un attimo, Vittorio, perché allora oggi abbiamo perso, purtroppo. Il Napoli stasera probabilmente batterà l'Inter a San Siro, anche se mi dicono che è un Inter che tenterà a vendere a cara la pelle, però nel caso vincesse, come presumono tutti, va a un punto dalla Roma, se non vado errato? Sì, a un punto. È un punto, è un soffio, mi insegni, no?
anche perché tu i prossimi due match vai a Milano con il Milan e in casa con la Juventus. Dove va? E il Napoli ha degli incontri? No, il Napoli ha due partite molto semplici. In casa mi sembra con il Chievo, col Cagliari, insomma una squadra che vince sicuro, e poi va a Torino con il Torino, ma un Torino insomma che sembra abbia quasi... Secondo Filomena, non sono tifosa della Roma ma vi seguo sempre, sono tifosa del Napoli, vi chiedo scusa, per carità, ci mancherebbe altro. Però ammettetelo chiaramente che il Napoli merita il secondo posto più della vostra Roma. No, non lo ammetto, perché finché sta a 4 punti sotto non lo ammetto. Evidentemente il campionato forse ha detto chiaramente. Ma intende in linee generali, come espressioni di gioco, come qualcos'altro? Come gioco, sì, però finché il Napoli è sotto la classifica dice diversamente, perché la Roma sta meritando il secondo posto. Poi se il Napoli ci supererà, allora sarà merito del Napoli di arrivare ai secondi. Quale schema sbagliato? Sti Polli, sti Gran, eccetera, eccetera, so stracotti. Probabilmente non fanno vita atletica, probabilmente non si allenano seriamente, probabilmente Pallotta ad alcuni di loro hanno già detto che faranno le valigie, e questi sono i risultati. Ce lo scrive no Renato, non è così Renato, perché oggi la Roma, se ti metti a vedere, la Roma ha corso più della Lazio, hanno fatto vedere i chilometri su Sky, la Roma ha corso di più della Lazio, che corre male, che qualcuno gli insegna, corre male l'allenatore. Deve saper dire alla squadra, adesso ragazzi io mi batto il chiodo perché sono avvelenato, no? Ma oggi la Lazio giocava con una punta all'inizio che si chiama Keita, grandissimo giocatore, perché è veramente un bel giocatore. A mancare nel riscaldamento, non allora, ce l'ha fatta. No, è un delitto dire a Rudiger o a Manolas, dirgli come ha fatto con Nainggolan e Parolo, dirgli Manolas non esiste partita, esiste solo quel giocatore. Gli devi stare addosso sempre. Qualcuno dice ma è il calcio di 20 anni fa, e chi se ne frega? Scusa, è poco radiofonico, ma lo dico io, chi se ne frega? Perché se le contromisure idonee sono quelle, bisogna effettuarle, bisogna prenderle in considerazione. Ma lo fanno tutti, ma lo fa Allegri. Allegri fa dei cambi delle volte, no? Leva di Bale e mette Barzagli. Cioè leva il bar e mette Barzagli, Allegri. Allora il Guarino per mettere un difensore. Cioè tu sei preso un fuso, hai solo Keita come punta. Possibile che Keita ogni volta che prendeva il pallone c'era sempre 10 metri. Una punta, e tu c'hai 4 difensori. Ma se è un difensore! No, veloce e agile come Keita gli dai 10 metri, sinceramente diventa veramente un pericolo, no? Ma certo! Ti ha un difensore, stagli vicino, stai lì attaccato a lui o a Rudy con la mano Lass, stagli di faccio, no, perché non avevo il passo, uno dei due, marca da uomo, non lo devi far muovere, sta, guarda, se fa bagno, viene a bagno con lui, e fa solo questo. Cioè, marca solo lui, pensa soltanto a lui, sì. Basta. Come ha fatto? Ma oggi fa voi a parole che avete visto il passaggio? No, basta, e Nainggolan ha sofferto, perché fisicamente non è più Nainggolan di prima, è un momento di difficoltà e Nainggolan ha sofferto la marcatura di colore. Però se tu hai degli uomini così scarichi fisicamente, è possibile che in quella testa non ti viene in mente di provare un altro modulo, di provare uno schema più coperto, di essere meno spumeggiante, perché tu il gioco spumeggiante in velocità lo fai quando stanno tutti a posto fisicamente, quando ormai sono arrivati alla frutta a livello fisico tu ti devi inventare qualcos'altro, sei un allenatore di Serie A. Io ricordo, e porto sempre questo paragone, che Mourinho nell'anno del triplete, quindi non in un anno qualsiasi, quando i suoi giocatori erano stanchi e demotivati, li faceva giocare addirittura quasi in modo provinciale, a coprirsi, rilanciavano il pallone e poi si vedeva, ma si coprivano. È testimonianza di Mourinho, allora, anche la partita col Barcellona, si copriva e basta. Allora lo fa Mourinho con campioni altisonanti, non lo può fare Spalletti, perché sennò o via o non si può guardare allo specchio, e chi se ne frega. Cioè Inzaghi ha dimostrato di essere più bravo di Spalletti, perché sono 3 partite che lo frega. Evidentemente è più bravo questo grande allenatore che sento in giro, che abbiamo un fenomeno, io sento parlare di Spalletti come se stessimo parlando, non lo so, di veramente di
di uno che ha vinto Champions, non ha mai vinto niente questo, ha vinto la Coppa Italia 10 anni fa con la Roma e un campionato che non c'era neanche la Juventus. Diciamo le cose come stanno. Ha vinto la Coppa Italia. Però Vittorio non mi pare nemmeno l'ultimo dei Moicani comunque. No, non manco l'ultimo dei Moicani, ma tra Spalletti e Inzaghi non c'è differenza. Non stiamo a parlare di un fenomeno, stiamo facendo un lavoro come altri 6 miliardi. Io sento le vedove di Spalletti, se te ne va Spalletti, ma magari se ne andasse. Ma magari se ne andasse. Tra Spalletti e Gasperini non c'è differenza. Non so di chi è più bravo, sono uguali. Non sto dicendo uno è più bravo, sono uguali. Sono uguali, però Gasperini sta compiendo un miracolo con l'Atalanta. Vabbè, con l'Atalanta, ok, però nella grande città di Milano lui ha fallito. Però ti sto dicendo, ci sono allenatori che sono bravissimi, Conte, Mourinho, Guardiola, Allegri, perché Allegri è un altro fenomeno, eccetera, eccetera. Poi ci sono allenatori ottimi, e poi ci sono i normali, e Spalletti fa parte dei normali. E ci sono gli scarsi. E poi nell'ultimo basso c'è Zeman. Però per dire, sta proprio all'ultimo scalino in fondo. È l'ultimo, quello. Sì, quello è lui. Però per dire, cioè, parliamo di Spalletti come se fosse... Ma chi è? Che ha portato di così tanto innovativo alla Roma? Noi ci ricordiamo Spalletti quando ha inventato quel gioco, gli mancavano tutti, però sta per quartista. È rimasto a quei tempi però Spalletti. 4-2-3-1, è rimasto a quei tempi, cioè il calcio si è evoluto, il calcio è cambiato, il calcio si muove, cambia tutto, Spalletti è rimasto a 10 anni fa, a quei tempi. Oh, 4-2-3-1. E questo è Spalletti, però vediamo un attimo, scendiamo un attimo in campo e rivediamo le formazioni della Roma e della Lazio. I primi 10 minuti non erano stati poi così negativi, anche perché Dzeko come al solito si mangia un gol quasi fatto e va bene così, ma la Roma aveva immesso forse una marcia in più rispetto alla Lazio. Sì Roberto, però io allora ti faccio questa domanda e mi devi rispondere sinceramente, siccome questo canovaccio noi l'abbiamo visto tante volte, no? Quanti romanisti hanno stato in quel momento... Questi non vengono più e ci fanno l'abbiamo pensato quasi tutti, Vittorio, senza nasconderci dietro nessun cespuglio. L'abbiamo perché pensato sappiamo che tutti. è così, perché siamo partiti troppo, la partita è lunga, 90 minuti, calma, studiamo gli avversari, studiamolo, vediamo come si muove, giochiamo, dove vai, calma. Fa caldo, è una partita strana, ti gioca a mezzogiorno e mezza, ma tu vai così. La Lazio come una provinciale se la partita. Sei d'accordo che la Lazio la partita l'ha vinta a centrocampo, come dicevi all'inizio? Sì, indubbiamente. La Lazio l'ha vinta a centrocampo, ha meritato la vittoria, perché ha meritato la vittoria, non c'è niente da dire, la Lazio ha meritato la vittoria, anzi alla fine forse poteva finire anche peggio. Però è un'umiliazione che noi tifosi da Roma non meritiamo. Non meritiamo assolutamente, no, questo è vero. Manuela, in questo istante sono della Lazio, però vi ascolto volentieri. So che siete simpatici e corretti. Grazie per i simpatici, corretti lo siamo ormai da anni e anni, da quando stavamo a Power Station di Alberto Polifroni in poi, non abbiamo mai cambiato la nostra condotta. Ditemi se c'era il rigore fischiato contro di noi, dovete essere onesti. Assolutamente, non c'è detto, non c'era. Vabbè, Emanuela scrive adesso, per cui io te lo ripeto. Quindi Emanuela puoi stare tranquilla, noi diciamo che il rigore non c'era. E a quel punto non vi siete vergognati di aver pareggiato in questa maniera? Beh, vergognati forse è eccessivo magari, eh? O no? No, vergognati no, perché nel calcio capita. Emanuela, la Lazio ha battuto l'Italia di 1-0 con un rigore allucinante della Lazio. Ma sembra che vi siete vergognati, ho visto esultare la squadra, eccetera, eccetera. La Roma ha perso delle partite anche su rigori che non c'erano, un gol in fuorigioco, vedi Firenze. E non è che ci sono vergognati, si è sbagliato l'arbitro, anche perché devi ammettere anche tu però questo, in diretta, sembrava rigore. In diretta sì, poteva dare l'illusione, però, ma chiedo scusa, ma l'arbitro addizionale è dietro alla porta, ma che cosa ci sta a fare? Perché Roberto, perché lì la percezione proprio, sembrava l'avesse toccato, perché purtroppo da una posizione sembrava l'avesse preso, e invece poi si vede chiaramente che troppo la qua salta, per non farsi
potersi prendere, quindi non era rivalcia di rigore, assolutamente. Scrive Gianluigi, oltre Bruno Perez e Fazio verrà squalificato anche Strootman per simulazione. No, assolutamente. Non può essere squalificato Strootman perché non è considerato non simulazione. Non abbia simulato, cioè dice è cascato su se stesso, non l'ha nemmeno toccato. No, Strootman salta perché ha paura di farsi prendere, quindi salta. Però il rigore non c'era, su questo siamo tutti tranquilli che non c'era. Secondo Renata c'era all'inizio un rigore per la Lazio clamoroso non fischiato. No, non era rigore neanche quello, perché l'hanno fatto rivedere prima Faccio tocca il pallone. Tocca prima il pallone e poi prende il Lukaku, ma il regolamento del calcio dice, per chi non lo sapesse, che se un difensore tocca prima il pallone e poi l'uomo non è calcio di rigore. Oh. A meno che non sia una scivolata scomposta, palla o piede, lì si vede chiaramente che Fazio va ad anticipare Lukaku, tocca il pallone, poi è inevitabile che i due si scontrano, ma infatti Lukaku ne ha Guglielmo dal Laurentino 38 vuole sapere da te se l'espulsione è sacrosanta. Sì, metta. E anzi anche su questo dimostra mi prendo la responsabilità di rispettivo che anche Rudiger in testa praticamente c'ha due patate, perché non puoi fare un intervento del genere al 90esimo contro Jorkevic appena entrato. Hai fatto, posso dirlo, hai fatto il senza attributi per 90 minuti con Keita, cioè a Keita gli hai fatto fa quello che se pare, gli avessero fatto un fallo, non dico devi farti sentire fisicamente, gli avessero fatto un fallo a Keita, niente, lì tutti quanti signori, entra York e dice quel poraccio che ne è capace manca a stoppare il pallone e fai il fire duro, ma è un altro che secondo me è un altro che deve assai tacchi all'assene, via da Roma! Però da quello che mi stai dicendo e da quello che abbiamo visto pure insieme, chiaramente, io ho visto molta gente con la maglia giallorossa, a parer mio, anche demotivata. E quando tu sei demotivato e scendi in campo, il pallone è chiaro che lo sai trattare perché sei un professionista di Serie A, ma se sei demotivato dove vai? Da nessuna parte. Ma no, ma infatti devono andare via parecchia gente, deve andare via parecchia gente. Veramente, guarda, non se ne può più di questo atteggiamento, di questi giocatori sopravvalutati, di questi giocatori che prendono l'anima dei milioni di euro e non rispettano la maglia. Basta. Molte persone invece, senza che ti faccio l'elenco alfabetico di coloro che hanno scritto, dicono che El Shaarawy non meritava la sostituzione all'inizio del secondo tempo. Ma eppure Shaarawy è un altro giocatore sopravvalutato comunque, stava mettendo l'impegno, tentava di far qualcosa. Sì. Ma io non avrei fatto neanche entrare, sinceramente, te l'ho detto, io avrei schierato Paredes, avrei schierato un centrocampista in più con Diego Talà. Poi, sinceramente, altra cosa che io avevo pensato, appena fai uno pari in quel modo, al 45esimo sui rigore che non c'è, un allenatore intelligente dice a cavolo che fortuna avete preso questa partita, forse è meglio che cambio qualcosa. Anche l'idea, siccome Inzaghi aveva schierato questa difesa così arcigna, non devi dare punti di riferimento a quella squadra, alla Lazio, perché se non gli dai punti di riferimento magari possono andare in difficoltà, quindi poteva anche ipotizzare 4-1-1, togliere Dzeko, mettere Perotti e giocare con Shaarawy, Salah e Perotti, dicendogli a loro sei andate dove volete col falso centravanti praticamente. Perché sai, la Lazio aveva quei tre colossi lì che stavano addosso a Dzeko, cercavano di chiudere gli spazi, ma Dzeko comunque è un punto di riferimento, magari potevi provare a cambiare qualcosa, ma questi sono discorsi da fare, perché chi è in panchina della Roma non cambia mai, fa sempre le stesse cose, poi dobbiamo anche spiegare gli ultimi 20 minuti della Roma, cioè se uno legge la formazione degli ultimi 20 minuti della Roma a livello tattico, tu dici ma stavo perdendo 2-1, cioè, ma neanche Carlos Bianchi fa una cosa del genere. La Roma gli ultimi 20 minuti ha giocato con Perez, Emerson, Perotti, Salah, Dzeko e Totti. Vabbè, ma devi recuperare. Scusami, devi recuperare la partita, che fai? Ti chiudi? No, tu in quel modo prendi il terzo gol. Quello è il terzo gol. E lo prendi. Anche perché infatti, prima c'erano state altre due occasioni per i giocatori della Lazio e sono andate un po' fuori di poco. Poi è chiaro che entra Totti, lei l'ha cieco, stai a giocare in 10. Ma cieco non l'ha presa mai, sta solamente ad intracciare chi vuole entrare dentro.
chi vuole provare a entrare con Dzeko non ci riesce. Proprio questa è la differenza, cioè che a un certo punto Dzeko è stato addirittura di intralcio agli insert degli altri suoi compagni dentro la difesa, dentro il cuore della difesa laziale, se non vado errato, no? È vero. Ma questo perché capita? Perché applicano male lo schema di Spalletti? Perché Spalletti non è più all'altezza della situazione? Cioè, professionisti di Serie A che commettono errori di principianti, da principianti mi sembra un po' troppo, mi sembra assurdo. Perché purtroppo allora, a livello anche psicologico, l'atteggiamento di Spalletti indubbiamente ha creato qualche cosa nello spogliatoio, perché tu a una squadra non puoi dire io se non vinco me ne vado e non vinco, significa che tu stai dicendo ai tuoi giocatori, che poi è anche vero, che i tuoi giocatori non vincono, non sono vincenti, è normale che i giocatori se vanno rode, ma è normale. Perché il giocatore dice ok, io non vinco, ma pure tu allenatore non vinci. E allora a quel punto, anche se è redarguibile a livello disciplinare, perché bisogna tenere una certa deontologia professionale, si spiega la reazione di Dzeko quando viene sostituito la settimana scorsa. Certo. Quindi vuol dire che Spalletti di fatto è già l'ex allenatore della Roma con questi giocatori. No. Ma infatti secondo me già è lei, per questo c'è adesso l'equivoco. L'equivoco sbagliato di bisogna dire a Spalletti di andare via, basta. Cioè non bisogna mai arrivare a un allenatore con l'ultimo anno di contratto in scadenza, perché succede questo perché i giocatori cominciano a pensare ma tanto l'anno prossimo questo se ne va, per esempio Perotti. E Spalletti gioca poco, secondo te e secondo voi chi ci sta ascoltando, ma non vede l'ora che se ne va, è normale, come può dare a Spalletti Perotti, non tanto se ne va, dice adesso tra poco te ne vai, cioè è così, diventa un meccanismo quasi inconscio. Allora l'errore di fondo è della società, che poi gli errori ne ha fatti una marea ne sta facendo, a cominciare da un mancato mercato a gennaio, vi devono spiegare Grenier che non gioca mai, che l'abbiamo preso a fare, perché per far giocare i morti che camminano forse Grenier potrebbe anche giocare un po' di più. Insomma, abbiamo un mercato sbagliato, giocatori sopravvalutati, una società assente che forse pensa solo allo stadio, eccetera, 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 un allenatore in scadenza di contratto che tra 20 giorni se ne va al miglior acquirente, giocatori che non si sa, leggono Strootman domani se ne va all'Inter, vengono andando domani al Chelsea, Manolas se ne va di qua, cioè lì qui manca, torniamo al suo discorso, manca un personaggio forte nello spogliatoio, forte, che faccia da vicepresidente e che abbia il potere di prendere a calci nel sedere i giocatori della Roma e l'allenatore della Roma. Sì. Manca quello, perché una Juventus, purtroppo torniamo a parlare sempre della Juventus, se Spalletti fosse stato allenatore della Juve, dopo tutti me ne vado, non arrivato, ma la Juventus quant'è che gli aveva detto sei tacchi e vattene. Ma aspetta, la Juventus però ha un addetto stampa degno del nome. Appunto. Dico, però bisogna prendere una persona che possa fare questo ruolo. È fondamentale. Cioè noi abbiamo lasciato Sabatini da solo. Praticamente Sabatini per 2 anni e mezzo a Roma ha fatto di cotte e di crude, cose buone, cose negative, senza nessun controllo, perché ha preso grandi giocatori, buoni giocatori e proprio guarda, scatoluni che e non si sa come bidone, e qualche bidone, diciamolo tranquillamente, pure tutti qualche quattro, bidone rimediato. Senza che nessuno andasse da Sabatini a dirgli ma 18 milioni di euro per Gerson, che roba è? Ma siamo sicuri che sono sprecati 18 milioni per Gerson? Perché è con Spalletti che non prende, ragazzi miei. Sì, questo è vero. Non gioca mai, quindi per adesso 18 milioni... Me l'hai fatto giocare una volta a Torino contro la Juventus all'ala destra, è una bestemmia calcistica. Cioè, ti chiami Spalletti o ti chiami non so chi, ma non si fanno di queste cose. Visto che poi non è un giocatore duttile come Florenzi che può giocare in qualsiasi ruolo. Scusami, 15 milioni di euro per Dumbia, che roba è? Non lo so. Ha buttato i soldi, ma gli stessi 18 per Perez.
Perché? Questo Perché poi ci sarebbe un capitolo a parte da dover illustrare, perché nel Torino era andato bene. adesso hai preso Monchi. Uguale, non togli a Monchi, fa come ti pare. Ci deve essere una persona che controlli Monchi, che vada a controllare gli spogliatoi, che controlli i giocatori, che controlla l'allenatore, che assista agli allenamenti, che va a vedere sempre le partite. In piccolo, anche se a me dal punto di vista umano, anche se non lo conosco, non sta simpatico, Lotito e Tare non si perdono una partita in Lazio. Stanno sempre lì a vederla, la loro presenza. Stanno sempre lì, presidente e diciamo direttore sportivo. Noi vediamo Baldissoni che sta lì, ma di calcio ne capisce veramente poco. Oggi c'era Monchi, ieri c'era Sabatini, Pallotta non viene mai. Anche questo manca. Allora, lì assumi, non lo so, vabbè, mi viene Panucci, come che mi viene in mente, Boniek, un uomo di livello che ha giocato a calcio uno forte, C'è uno che capisce e gli dici. l'ambiente e ci capisce di pallone, Sì, perfetto, chiaramente. È vero. e chiaramente mi dici, allora tu hai carta bianca, hai carta bianca. Oh, in questo momento Manuela Faustini dalla redazione mi manda un flash, però ancora è presto per cantare vittoria. Il Crotone sta battendo il Milan. Sì, con la batte mia 1-0, sì. E ne Quindi ha fatto bisognerà vedere se pareggiare. la squadra calabrese, che meriterebbe il miracolo di rimanere, ce la farà oppure no. Cioè, Guarda, anche lì ricordiamoci il torto che è stato fatto al Crotone, come nessuno no, ve lo dimentica, come no. ma le prime sette partite di campionato ancora l'ha giocata fuori casa, Già l'ha giocata in predestinato, da chi o da qualcosa ad andare in Serie B, certo. giocava a Pescara le prime sette partite, E l'ha come? giocata fuori casa, E come no? perché Questa è. penso se avesse giocato quelle partite in casa, non lo so, non lo so. Oh, qua sono cominciati anche messaggi un po' particolari della serie: state al secondo posto grazie ai rigori che vi hanno regalato. Da quando non ci sono più, vi siete inceppati. Vabbè, queste sono stupidaggini, non me le ho neanche Vabbè, però detto. ormai ci stanno. È chiaro che una volta che tu ti comporti in questa maniera così negativa, riaffiora tutto, no? Ma quale grande squadra? Ma dove volete andare? Siete solo gasati da coincidenze fortunate. Inzaghi, con pizze e fichi, ha dato una lezione di scuola calcistica per la terza volta di seguito al grandissimo Luciano Spalletti. Grandissimo, ma de che? Vabbè, su questo io do ragione, secondo me, Abbiamo espresso la stessa opinione. però una squadra di pizze e fichi la Lazio assolutamente non è, perché io ho sempre parlato bene della Lazio come squadra, secondo me ha 4-5 giocatori che potrebbero giocare benissimo titolari nella Roma, la Lazio, quindi tranquillamente, cioè Sì. perché Keita nella Roma giocherebbe, ma tranquillo, e Biglia nella Roma giocherebbe, È vero. ma tranquillo Invece, proprio. senti. Vedrai nella Roma giocherebbe. È vero questo. Luciana scrive a proposito: non è che Keita rischia di essere il secondo Balotelli? No, perché era più forte. No, parlo a livello. Chiedo scusa, non ho aggiunto io a livello caratteriale. Guarda, che età sicuro, secondo me l'anno prossimo andrà via e diventerà un grande giocatore, Dovrebbe essere del perché Milan, a quanto mi dicono. sì, sembra di sì, è forte perché insomma ha tutte le caratteristiche, a velocità, tecnica, uomo gol, ha carisma, insomma è un giocatore forte, È Pochettino il nuovo mister della Roma? ma non lo so, non lo so, a me le ultime notizie mi davano Mancini, Però non lo lì so, ne non lo abbiamo so. già commentato in diverse puntate di questa è la Roma è questa, carissimo Vittorio. Cioè, Mancini vuole i giocatori già affermati di un certo valore. Vabbè, evidentemente Monchi ha promesso, insomma, io spero che arrivi un allenatore umile, un allenatore che sappia anche fare il catenaccio, cioè catenaccio nel senso buono, nel senso che se c'è da spallonare un pallone in tribuna si fa, che se c'è da marcare a uomo una persona si fa, senza nessun problema, insomma, perché mi sembra veramente cioè, l'Allegri lo fa, Mourinho lo fa, Conte lo fa. Sì, sì, Un sì. allenatore che sappia anche capire il momento, che magari con la Lazio, sull'uno pari, calma.
Oh, qui qualcuno scrive che il toscano, vabbè, chi dice che è un pallone gonfiato, chi che si è montato la testa, chi si sente Remida senza averne né le qualità né gli attributi. Lenio Herrera può, il grande Lenio Herrera di un tempo può insegnare come si allena nel mondo del calcio, addirittura. Lenny Herrera era uno di quelli che ha visto, cioè, l'importante nel calcio di oggi, l'importante cos'è? Non prendere gol. Cioè, io continuo a dire sempre questo, anche oggi la Roma il gol lo fa. Tu devi non prenderlo gol, la Roma prende tanti gol. Perché? Perché dobbiamo per forza fare il gioco. Allora, o sei il Real Madrid o il Barcellona, E allora e non ci dice sono comunque. problemi, è vero. Io faccio il gioco perché davanti c'ho Suarez, Messi e Neymar, oppure c'ho Cristiano Ronaldo, Bale, Benzema, eccetera, 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 e allora è normale che mi espongo un po' anche al contropiede, perché tanto io faccio 3 gol a partita. Non lo sei, non sei di quel livello, quindi devi essere attento a non prendere gol. E la Roma ha buttato adesso il secondo posto, lo sta buttando, perché quale motivo? Per non accontentarsi certe volte, per perdere delle partite clamorose. Tipo, ecco, la partita a Bergamo che tu vinci 1-0 che gol al 90esimo. Sei uscito dall'Europa League perché hai preso il gol del 4-2 al Lione al 93esimo un contropiede quando il 3-2 andava benissimo. La No, squadra non hai intelligente. saputo governare la parziale sconfitta della gara di andata di Coppa Italia contro la Lazio, perché sull'1-0 la gara di ritorno sarebbe stata di un altro sapore, insomma, no? Tutto diverso. Invece noi abbiamo questa presunzione che dobbiamo per forza vincere, dobbiamo per forza giocare, dobbiamo per forza essere noi belli, il bel gioco. Altra cosa, caro Roberto, ma Sì. tu vedi più un centrocampista della Roma che tira dai 25 metri? Non ce n'è più uno, è vero. Solo, guarda, ti posso dire, qualche sporadico tentativo l'ha fatto Paredes quando ha giocato. Cioè io dico no, ma noi per forza dobbiamo entrare in porta con la palla. Cioè tu trovi oggi una squadra arroccata, tutti in area di rigore, ma all'inizio dell'anno ci saremmo arrivati 40 volte, no? È Ma vero. invece di provare a fare tutti quei passaggetti, ma stoppa e tirala. Ma prova a tirare a porta, no? La Roma di Lidl aveva Di Bartolomei che ci provava da tutte le posizioni fuori area, eh. E tante Sì, volte ma creava sconquassi, perché poi un Pozzo era altro lì e la limite. metteva dentro. Purtroppo un altro limite che ha la Roma è anche questo. Sai che non sono stato mai un amante di Pjanic. Magari ad averlo in questa rosa, però io dico mai sono stato un amante di Pjanic perché secondo me è un buon giocatore, ma non un fuori classe. Però non hai più per esempio uno che ti tira le punizioni. Pjanic, È vero. anche quello, è uscito Pjanic, punizioni, Paredes non gioca e chi le tira? C'è Non il buio abbiamo una persona che fa totale. un calcio d'angolo fatto bene. È vero. Ti chiedo Uno. un attimo scusa. Allora, noi salutiamo in questo istante tutti i radioascoltatori di RDA Radio 1, tutti gli ascoltatori del gruppo Mosaico Radio, gli ascoltatori di Audio Radio Friuli Venezia Giulia Nord-Est e di Niceto Radio Web TV di San Pierniceto di Messina che terminano così il loro top orario esattamente tra 72 secondi. Proseguiamo per altri 5-6 minuti invece su Stappa Radio di Stefano Tini per concludere. Allora, i tiri da lontano mancano, è vero. E una squadra quando è forte tira anche da lontano, perché il tiro da lontano a volte può portare a un gol oppure può portare a delle situazioni dentro la difesa avversaria davvero detonanti, davvero pericolose. Sì, soprattutto per il secondo gol della Lazio, una deviazione, la palla va dentro. Cioè non tiriamo mai in porta, non tiriamo mai in porta, i calci d'angolo non siamo capaci a farli e li facciamo sempre troppo verso il portiere. Cioè è una squadra disorganizzata, io per esempio vedo altre squadre, un calcio d'angolo, vedo gli schemi, il trenino, vedo movimenti, chi si sposta da una parte, a me mi sembra che i nostri stanno lì come citrulli, là aspettano, i querci. Tu vedi un movimento? No, nessuno. Oh, Perché non c'è uno schema. secondo Marco, che non so da dove scrive, un altro centrale di attacco la Roma l'avrebbe preso per Spalletti, è il toscano che si è rifiutato di avere Paloschi tra le sue fila. Ti corrisponde? Paloschi? Paloschi che Gasperini ha messo fuori praticamente. La Roma Paloschi con. che era partito titolare nell'Atalanta, poi non si ritrovava con gli schemi di Gasperini e Gasperini l'ha messo in panchina come una qualsiasi riserva. Praticamente ha fatto il turista per tutto l'anno.
non lo sapevo questo, ma sinceramente insomma, non credo che sia Paloschi l'uomo che possa far cambiare le sorti della Roma. Però era un centravanti che poteva stare dentro l'area di rigore, perché anche oggi, carissimo Vittorio, cioè si inseriscono tutti, non si inserisce nessuno, e quando Zego prova a fare il centravanti vero, toppa clamorosamente. È chiaro che tu dai un vantaggio alle difese avversarie così. Sì, no, su questo sì, però ecco, io potevo pensare anche di giocare la partita con il falso 9, insomma, con Dzeko, visto sarebbe come... stato meglio, difatti, è vero. Come stavamo succedendo, magari provi uno pari e prova a uscirne, prova a cambiare. Però, ripeto, questa è una sconfitta dolorosa. Oh, molto, ma Spalletti del Firouge di 7 anni fa, cambiava in corsa o aveva sempre questo limite? No, era sempre uguale. Quindi quando tu l'hai riconquistato e riportato a Roma, sapevi quali erano i suoi limiti, ne eri consapevole? Sì, no, lui è stato sempre così, quindi... Però, ti dicevo, questa è una sconfitta dolorosa, dolorosissima, però ecco, questa è una sconfitta, è un punto di non ritorno, nel senso... Vabbè, ma Vittorio, giriamo pagina, scusami, è un punto di non ritorno, ma giriamo pagina, cerchiamo di andare avanti, no? No, veramente adesso la Roma, chi di dovere, Pallotta, la società...